Buongiorno a tutti! Allora, eccoci qui con un Mi preparo con voi. In questo video vi farò vedere all'opera, diciamo, qualcosa delle diverse collezioni che sono uscite recentemente. Quindi la Circus di Nevio Cosmetics. E poi vi faccio vedere anche all'opera le matite di Nabla, anche se a dire la verità dovrei depilare un po' le sopracciglia. Inoltre vi faccio vedere anche all'opera questo fondotinta qui, che è il nuovo Pro Longwear di MAC, che è la prima volta che lo applico, quindi in realtà me lo testiamo insieme. Il mio caffè pomeridiano. Oggi devo fare diverse commissioni con Marco e quindi rifaccio uno degli ultimi trucchi che ho postato su Instagram, Facebook e che mi avete richiesto in tantissimi. Oggi ho già applicato il contorno occhi e la crema idratante, adesso vado ad applicare il Pro Longwear, questo che è waterproof, che ha un effetto un po' più luminoso. La colorazione che ho scelto io è l'NC35. Lo stendo con questo pennello molto denso a setole fitte che ho acquistato su Wish. Fa una bella coprenza. Ultimamente ho un po' più di brufoletti sulla fronte, un po' perché sto sudando di più sulla fronte. Ho notato che i millilitri però di questo fondotinta sono di meno, sono 25 millilitri, di solito i fondotinta sono 30 e anche la scadenza è 6 mesi, cioè veramente bassa. Poi che faccio? Vi faccio vedere all'opera anche il correttore, questo della Color Caramel, il famosissimo correttore che è molto denso, ve ne ho già parlato in un video di Top Flop, quindi ce ne vuole una quantità minima ed utilizzo questo perché ho le occhiaie un po' più profonde, quindi... Poi applico un pizzico di cipria trasparente, questa è quella di Elf, soprattutto immediatamente sul contorno occhi, perché questo è un contorno, è un correttore molto denso, come dicevo all'inizio, quindi tende a spostarsi facilmente. E lascio la base così perché voglio un attimino vedere come reagisce questo fondotinta sulla pelle, quindi vado a truccare prima gli occhi. Ok, il primo colore che vado ad applicare è Jungle, ossia questo color vinaccia da riflessi abbastanza freddi, vedete com'è fatto, che sugli occhi, diciamo, verdi è pazzesco. Lo applico però bagnato perché i pigmenti, gli ombretti in polvere, io li preferisco bagnati perché altrimenti spolverano ovunque. Con un pennellino a setola sintetica ed ho già applicato un primer proprio per far durare di più il trucco. Ho utilizzato una rimanenza di quello di NARS, che è veramente ottimo perché non secca troppo la palpebra. Allora, resto abbastanza contenuta, ok? Perché così posso poi andare a rialzare, a decidere la forma da dare al trucco. Applico un pizzico di prodotto anche qui sotto. E poi che faccio? Con un ombretto marroncino, in questo caso vado a utilizzare questo ombretto qui della palette di Stila, che è un marrone soffice tendente a un marrone caldo, ed un pennellino da sfumatura. Vado nella piega. Ora prendo un pennellino pulito, un po' più preciso, diciamo, e vado a sfumare i bordi. Mi piace da morire questo pennello, era di una collezione limitata, 221 di MAC. Riprendo il pennello sporco di marrone e lo vado a riapplicare. Poi che cosa faccio? In questa parte finale pulisco leggermente con un pennello magari con cui avete applicato il correttore. E continuo a dare questa gradualità al trucco. Ok, adesso che cosa faccio? Poco al di sopra applico questo qui che è un rosato, che non è proprio prugna, e lo applico leggermente sopra la piega. Prendo un ombretto matte panna molto soffice, è presente in tantissime palette, anche in quelle della Too Faced, e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare.
mentre vado con un pennellino a penna, in questo modo, con un ombretto champagne più luminoso, lo vado ad applicare in questa prima parte qui per dare un punto luce più glow, più. A questo punto sto testando questo eyeliner di Essence, che è il 2-in-1 eyeliner in penna, che da un lato c'ha questo scovolino, cioè questo applicatore così, e dall'altro c'ha questo angolato che, a dire il vero, non è che mi sto trovando benissimo. Mi trovo molto più bene con questo, solo che da questo lato qui dà un nero intenso pazzesco, quindi vi faccio vedere come lo sto applicando, però devo ancora capire se effettivamente mi piace o no. Inizio con la parte sottile. Poi che cosa faccio? Vado ad utilizzare un mascara che mi sta piacendo tantissimo, infatti voglio comprare il full size, che è questo qui di Yves Saint Laurent, il mascara volume effetto Shea finto Baby Doll. Ha questo scovolo così in silicone che in realtà dà un bellissimo effetto anche in curvante. E lo applico anche un po' sotto. Considerate che l'ho aperto già da un mesetto, quindi sta facendo già un po' i grumetti. Però fa ancora il lavoro. No, il trucco non cambia la situazione. Poi ho scoperto recentemente di aver perso la matita Mercury di Nabla. Perché? Perché ho fatto uno shooting fotografico la settimana scorsa e ce l'avevo dietro, non me la ritrovo più, però devo mettere ancora bene a posto le cose, quindi. Ed utilizzo Uranus, che è un marrone abbastanza scuro, però diciamo si è applicato con parsimonia perché Mercury è perfetto per me. E faccio, seguo un po' la mia forma delle sopracciglia, le pettino anche un po'. All'interno della rima non voglio applicare niente perché mi piace questo effetto da allungato. Allora, intanto ho completato l'altro occhio e adesso vado a fissare la base perché ho aspettato. Allora vi spiego, quando un fondotinta è nuovo, io preferisco aspettare un attimino per vedere in quanto secca effettivamente la pelle. Perché se secca eccessivamente, a volte la cipria basta anche solo nella zona T, mentre in questo caso comunque la pelle è abbastanza morbida, quindi posso fissare anche altrove. Utilizzo sempre la stessa cipria che sto, diciamo, utilizzando di Elf, questa correttiva che avevo abbandonato perché poi ho scoperto quella lì di Bionic, però effettivamente questa pure mi piaceva assai. Infatti c'è il buco. Questa è una cipria ottima, però dovete veramente stenderla bene perché altrimenti si vede. Adesso che cosa faccio? Faccio un leggero contouring con la Terra Bahama Mama di The Balm, questa qui. E sono contenta che questi video chiacchiericci vi piacciono perché i video tutorial, quelli un po' più complessi, sono veramente molto lunghi da montare. Che naso orribile che ho, ragazze, largo. Allora, adesso volevo applicare con voi un blush della collezione di Neve, solo che entrambi i blush sono uno un po' più shimmer, l'altro meno shimmer. Vado a utilizzare Popcorn, che è questo colore veramente chiaro, non l'ho mai applicato. Adesso lo applichiamo insieme e valutiamo se mettere di sopra un altro blush perché lo vedo veramente eccessivamente chiaro. No, si vede. È un po' shimmer. Leggermente, vero? Molto carino. Cioè, si vede. Pensavo fosse veramente chiarissimo. Quindi vado ad applicare la Mille Baci di Neve. Un po' di baffetto, ma facciamo finta di niente. Allora, la tempero leggermente col nuovo temperino, questo qui che tiene due ingressi. Lo proviamo insieme per la prima volta. Il vecchio temperino
mi ha deturpato le matite, quindi dalla parte più grande. Allora, non rovina la matita, però non è che l'abbia temperata perfettamente. E adesso giro e prendo il rossetto. È molto luminoso, ma ciò nonostante è abbastanza secco, quindi è considerata come se fosse un rossetto matte. Ha una buona tenuta perché già l'ho applicato 2 volte. E differentemente dalle matite pastello, i due baci, cioè questo matitone qui, dura molto di più. Quindi sì, allora io amo i due baci, cioè mi piacciono parecchio, ma non li applico spesso perché ho un problema, un po' di difficoltà nel temperino, cioè non viene mai appuntita la mina. Allora, nel caso di Storyteller abbiamo da un lato la parte un po' più luminosa, cremosa, che è la matita. E dall'altro lato questa mina un po' più secca, che invece è la matita labbra di contorno. Come potete vedere, questa è un po' più calda e questa è un po' più fredda. Quindi l'importante è sfumarle bene, perché altrimenti si vede il colore differente. E niente, questo è il make-up finito. Mi pettino con la famosissima Tangle Teaser, questa qua. Questa me la regalò il mio ragazzo a Londra, quando siamo andati a Londra. Infatti c'ha i bacetti qui. Dovrei anche ritagliare i capelli perché, cioè, cosa sono sti cosi qua? Dovrei rifare di un attimino il taglio. Vedete qui, questo è il guaio dei capelli corti. E niente, ragazzi, questo è mi preparo con voi. Spero che vi sia stato d'aiuto, che vi abbia dato qualche dritta su un make-up anche abbastanza veloce, diciamo l'unica cosa un po' più scocciante è l'eyeliner, però effettivamente se avete la mano, per se prendete la mano, vedrete che l'eyeliner è molto pratico da fare. E noi ci vediamo al prossimo video, un bacione e alla prossima, ciao!